Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di prodotti acquistati, diciamo, nell'ultimo periodo. Sono abbastanza perché non faccio più tantissimi video, le giornate sono un pochino più frenetiche e impegnate quando non si abita più con mamma e papà. Pensavo di riuscire a gestire meglio la vita fuori casa dei miei, ma è stato un pochino più complicato del previsto. Comunque, prodotti acquistati e o regalati, da dove partiamo? Partire da questo ordine, no, da quello che ho messo, sono buttato in questa bustina. Giù nell'info box vi lascio la lista completa di tutti questi prodotti che ho comprato o comunque mi sono stati regalati nell'ultimo periodo. Se ci sono, come nei prodotti per esempio di Amazon, il link di riferimento ve lo inserisco direttamente giù. Partiamo subito. Esce questa bustina, queste sono delle pochette che all'MD su una spesa minima davano con un bonus di un quantitativo extra di un paio di euro. Sono tre pochette, una trasparente comoda per il mare, per evitare che si bagni il cellulare, eccetera. Questa è comoda per il mare. Poi, sono tutte impermeabili, perfette. Una un po' più piccola, quadrata, e questa qua tonda. Sono molto carine. Non so se l'audio è troppo disturbato dal deumidificatore. Ho passato il condizionatore al deumidificatore perché è un pochino meno insistente come rumore. Spero che non dia fastidio. Comunque, la marca delle pochette è Dea Style Air and Beauty, 7 di 3 borselli make-up. Ok, comodissime, perfette. Poi, proprio ieri sono stata da Mister Risparmio e ho preso questo cerchietto alla fine è un cerchietto semplice nero con i dentini, però con la fascia. Non avevo un cerchietto sul verde, non è un colore che mi fa impazzire, però quando ho visto questo verde mentina mi è piaciuto subito, l'ho pagato 1 euro, niente di che. Continuando, il solare che per ora ho scelto, che ho già usato negli anni precedenti, è della linea Delice Solaire, crema solare protezione alta, pelle molto chiara, SPF 50, resistente all'acqua, vitamine e filtri UVA e UVB. Una confezione da 250 ml. Per il momento è l'unico solare corpo che ho. Questo fine settimana, noi stiamo andando a mare il fine settimana, se o il sabato o la domenica, è raro che facciamo sabato e domenica. Comunque, prossima volta che passo, mi sono dimenticata ieri, li avevo trovati. Comunque, devo comprare un altro solare. Tutto questo per dirvi che mi devo comprare un altro solare perché uno è poco. Poi, oh mio Dio, da quanto tempo non faccio questo video? Il regalino che ho trovato nell'uovo di Pasqua della Linda. Oh mio, c'è una vita! Com'è possibile? Ma sto vivendo la mia vita? O la mia vita sta vivendo me? Non capisco. Allora, c'era fuori dalla confezione dell'uovo questo ciondolo bellissimo in argento, molto molto carino. Devo comprare qualche altro catenina perché sono rimasta senza, l'ultima mi si è rotta l'altra sera, mi si è spaccata in mano. E poi un anellino regolabile, vediamo di metterlo su un dito decente. Ok, lo appoggiamo qua con il, non so se si vede, il quadrifoglio si vede, spero di sì. Molto carino. Ok, era tanto tempo che non facevo questo tipo di video, va bene. Questa è stata la prova che ho lasciato trascorrere troppo tempo. Da Carrefour ho preso il mascara della Miss Broadway, il ciglia allungate, incurvate e definite. Praticamente fa tutto lui, nero, il numero 99. L'ho preso perché dal disegnino qua vedo che lo scovolino è quello là, tutti i dentini, che a me piace molto e che mi aiuta a sollevare le ciglia. Poi,
Una delle creme solari viso che sto usando in questo, perché ho comprato per usarlo in questo periodo, è della Near Your Body Sun, crema solare viso anti-age, protezione molto alta 50 più con vitamina E e con coenzima Q10, filtro UVA UVB resistente all'acqua idratante. Questa è da 75 ml. Questa ovviamente io già l'ho messa in funzione, l'ho tirata via dalla Vanity per mostrarvela, poi farò anche la recensione, ma mi sto trovando benissimo. Questa è un'anticipazione, lo adoro come base trucco, come crema subito dopo la crema idratante e prima del fondotinta, mi piace tantissimo, non fa strato e a mare lo adoro lo stesso perché non è troppo pesante, facile da riapplicare, non lascia striscine bianche, veramente un'ottima crema. Poi della Delise Soleil, il Doposole Ice After Sun Gel, freschezza immediata con aloe e tenolo, rinfrescante in gel con vitamina E da 250 ml, che ancora chiuso devo iniziare a usare. Questo sinceramente me ne ero dimenticata e l'avevo buttato nelle cose da mostrarvi e poi ora l'ho rivisto, pensavo che non l'avessi comprato. L'altro giorno sono passata da mia madre e ovviamente, essendo una persona non più giovanissima, le mani si stanno deformando e mi ha regalato questo anello di Swarovski che io ho identico, però questa è una misura un po' più grande. Questo qua, non voglio farvi i gestacci, ecco qua, questo argentato. Io ce l'ho identico, però in diverse misure più piccole che a me va all'anulare. Vabbè, mamma, tu non lo usi, a un certo punto metterò tutte e due insieme. Diciamo l'effetto luce divina che arriva dal paradiso. Ok, poi da Amazon feci un ordine, non mi ricordo più quando, andai, che era aprile, il 25 aprile, alla comunione di mio nipote a Napoli con un bel taccazzo. A un certo punto, dopo la funzione, ovviamente non c'è stata, non ci sono stati festeggiamenti, eravamo a Napoli, ho detto vabbè, andiamoci a fare una passeggiata sul Vomero, ci mangiamo una pizza. A un certo punto, ragazzi, questa pizza mi è andata di traverso, avevo i piedi così doloranti che piangevo. A parte che quelle scarpe poi le ho portate dal mio calzolaio di fiducia, le ho fatte livellare e ora sono, non voglio dire comodissime, ma almeno ci si può camminare. In quel momento, comunque in quella giornata, ho pensato mi servono quelle ballerine pieghevoli, eccola qua, da mettere in macchina all'esigenza o all'evenienza. Io ho trovato queste su Amazon in questa pochette molto carina e indiscreta. E le ballerine, ok, non sono sto spettacolo di ballerine, però aspettate che, ok, eccole qua, non sono bellissime, però almeno posso avere questo cambio quando sto a morire praticamente. Sono, vabbè, made in Cina, sempre meglio non morire. E poi la pochette, una volta aperta per poter riporre le scarpe e i tacchi, si trasforma in una bag. Puoi metterci le tue scarpe e lasciarle in macchina oppure portarle con te. Ora sarà un'impresa titanica per richiuderle. Vabbè, butto tutto dentro, ci pensiamo dopo. Topo. Poi, sempre su Amazon, eccolo qua. Ho preso questi filtri per le mascherine in tessuto in TNT. Ho diverse mascherine, io di solito utilizzo raramente le chirurgiche, preferisco quelle un pochino più protettive, però di tanto in tanto quando voglio abbinare una mascherina in tessuto con l'outfit o non so, le scarpe, la borsa, eccetera, perché ho diverse mascherine in tessuto. Ovviamente non le metto senza filtrino. Ora sto utilizzando le chirurgiche all'interno, però sono un po' scomode da inserire, quindi ho pensato che queste qua hanno già la forma ben sistemata, le
Ne posso mettere tranquillamente all'interno delle mascherine. Ho scelto la protezione, il filtro in questo caso TNT, perché tra i filtri tra i filtri sono quelli che riescono a ostacolare l'ingresso e la fuoriuscita delle microparticelle, come può essere un virus. Anche se sono vaccinata, meglio non rischiare. E infine ho preso della CND, si dovrebbe chiamare, il Longwear Top Coat, che metterò in funzione a breve, perché se non sbaglio sono rimasta senza top coat. Ok, poi l'ho trovata in offerta e l'avevo messo nel carrello. Poi quando ho fatto l'ordine, lo volevo provare da un bel po'. Quando poi ho fatto l'ordine era ancora in offerta e me lo sono acquistato. Ok, da Amazon abbiamo finito. Poi vi rifaccio il fiocchetto perché era carina e vi devo raccontare l'aneddoto su questo regalino. Allora, non mi ricordo che giorno era. Però c'è la foto su Instagram, ho instagrammato questa cosa. Vediamo un attimino che giorno era. Non so se si vede questa foto di Instagram. Allora, il 2 maggio. Allora, invitammo, vabbè, avete visto che cos'è, ma se mi seguite su Instagram già l'avevate vista. Invitammo degli amici a pranzo a casa che abbiamo nel nostro stesso palazzo, quindi ci frequentiamo veramente molto spesso. Io non sono una grande cuoca, anzi per niente, e avevamo pensato di fare un semplice ragù con i paccheri che io adoro. Marco mi fa: scendo a prendere una bottiglia di vino perché eravamo rimasti senza, c'è una buona enoteca sotto casa. Inizia a preparare il sugo, già l'avevamo iniziato a far su, non so come si dice, blu 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 blu, non mi ricordo il termine. Io vengo subito, i ragazzi li abbiamo invitati per 1:30, io massimo le 1:15 sono qua. Era mezzogiorno. Va bene, non ti preoccupare, ci penso io. Tu scendi a prendere il vino e ci vediamo dopo. Ok, mezzogiorno, a 1:30 venivano i nostri amici, 1:15 doveva tornare Marco. L'una niente, 1:15 niente, 1:20 niente, 1:30 arrivano i nostri amici. Dico al maschio della coppia: ti prego, scendi giù, vai a vedere, Marco è sparito, perché doveva essere qua 1/4 d'ora fa, mi inizio a preoccupare. Lui fa: va bene, non ti preoccupare. In quel periodo Marco aveva il telefono guasto, quindi non ce l'aveva dietro. Ho detto: vabbè, poi ho cambiato idea, non l'ho fatto più scendere, anche perché non è di Salerno, quindi non conosce benissimo le strade. Aspettiamo un altro po', poi eventualmente scendo io e mi controllate il sugo. 2:15 niente, 2:10 niente, alle 2:05 citofona. Ero così impanicata che non sapevo che fine avesse fatto. Quando ha citofonato, ho tirato un sospiro di sollievo. Non perché poteva succedere chissà che cosa, però se tu mi dici un orario e poi ti presenti dopo un'ora, io mi spavento. Comunque, entra in casa la mia amica. Io ero così impanicata che non me ne sono resa conto. La mia amica mi fa: vedi che c'è un pacchetto? Dico: sì, no, che pacchetto? Ha preso il vino, ecco il vino. No, 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 io ho visto un pacchetto. Vabbè, mangiamo che avevamo fame. Io faccio: ma veramente hai visto un pacchetto? Sì, veramente ho visto un pacchetto. La sto mettendo lunga perché è carina questa storia. Vabbè, andiamo a controllare in camera da letto. Abbiamo aperto tutti gli armadi, i cassetti, dove aveva appoggiato la roba. Finalmente, poi penso: aspetta un attimo, però se già avevo un pacchetto, si è cambiata la maglietta perché in casa ovviamente si cambia, ci cambiamo. Si è cambiato la maglietta, probabilmente l'avrà messo nell'armadio dove c'ha le magliette. Prendo l'armadio dove c'ha le magliette, butto via le magliette, che poi metterò a posto io, e trovo questo. Ah, quando l'ho visto sono impazzita. E ora, vabbè, l'avete già visto sulla foto di Instagram. Questa è la scatoletta, molto carina. E mi ha regalato l'anello con le margherite. E non mi ricordo la pietruccia, è un oro già, oro rosa,
le margherite all'interno sono laccate con lo smalto, ma non ricordo la pietra dentro. Giù nell'info box il link alla pagina di Pandora, ma è bellissimo. Ragazzi, è veramente stupendo. Poi lui sa che per me la margherita è un simbolo importante. La mia prima puzzettina, la mia prima sorellina canina si chiamava Maggie, lo sapete, quindi per me la margherita ha un ricordo, ha un dolce ricordo. È stupenda! Bellissimo anello, bellissimo pensiero. Come ho scritto sotto il post di Instagram, la bellezza di ricevere un regalo quando non c'è nessuna motivazione, la scoperta che questa persona pensa così tanto a te che anche se non ce n'è obbligo, tra virgolette, ti fa un piccolo pensiero, in questo caso un bel pensiero che ti fa bene all'anima. Ok, passiamo avanti. Ok, poi sono passata da Wacom. Mi occorreva il correttore verde per le imperfezioni rosse come brufoletti, eccetera. Loro non hanno lo stick o comunque un qualcosa di liquidoso a sé stante, ma mi ha proposto la loro palette dei correttori in color correction. Si chiama Corrective Concealer Palette, 6 colori correttivi. Palette con 6 correttori ideale per correggere specifiche problematiche del viso, coprenza elevata. La palette si presenta così. Ci sono due neutri, il pesca comodo per correggere le occhiaie, questo marroncino, beh, sulla mia carnagione atto a magari a fare un po' di contouring. Sul viso, il viola per le discromie spente. Io, per esempio, ho delle macchie solari causate da ormoni qui sui baffetti che non ho mai fatto, e un paio qui causate da 2 giorni a Roma, anche protetta, ma che c'erano praticamente c'era l'inferno in terra e me le porterò a vita. E questo violetto aiuta molto a correggere questo tipo di imperfezioni e poi il verde che mi serviva. La palette l'ho pagata. Ci deve essere lo scontrino, sì. Cadono cose. 12,90 € e poi ho preso i dischetti in cotone, 70 dischetti a 2 € che erano in offerta, mi stavano finendo, mi servivano e li ho acquistati. Sono passata anche da Idea Bellezza 2 volte. La prima volta ho preso soltanto perché era in offerta il solare viso della Garnier Ambre Solaire. Non mi ricordo se questo l'avevo già usato. UV crema gel, no, non l'avevo usata. Protezione rinfrescante, protegge e rinfresca 50 più, protezione molto alta. UVB, UVA, UVA lunghi, non unge, ipoallergenico infrarossi. L'ho pagato in offerta 8,50 €. Sì. Poi la seconda volta, che è stata di recentissimo, ho preso prima di tutto la linea solare della G-Cube per capelli, che prendo ogni anno perché ogni anno escono con la linea. Di solito ogni 2 anni. Qua mi sa che è uscito un po' di olio. Sì, ma però profuma. Comunque, ogni 2 anni più o meno modificano la linea. Un paio d'anni fa c'era, vabbè, lo shampoo, una cremozzo, una maschera cremozzo e sempre lo spray. Quest'anno hanno fatto sempre lo shampoo dopo sole, sempre della linea Sancare, Orange Carrot Argan After Sun Restorative Shampoo da 250 ml. Quindi uno. Poi tutto
hanno proposto la crema spray dopo sole triplazione con gli stessi agenti, quindi Orange Carrot Argan, After Sun Spray Cream Triple Action, sempre 250 ml. La commessa me l'ha anche consigliato come pre-impacco, cioè prima di fare come pre-shampoo, fare un impacco da rientro dal mare, capelli tolti di sciacquati dalla salsedine o dalla, oddio, come si dice quando si va in piscina? Cloro. Usare questo prodotto come impacco pre-shampoo, fare shampoo e poi riutilizzarlo come semplice crema spray, perché va utilizzato. Dopo lo shampoo spruzza il prodotto uniformemente dalle radici alle punte e pettina, non risciacquare, ecco perché non va risciacquato. Quindi lei consiglia di fare doppia azione, pre-shampoo e post-shampoo, da provare. E infine lo spray protettivo, sempre tripla azione, Orange e Argan, filter UV resistente all'acqua. Lo spray solare che costa 10 euro, c'erano i 3 euro di sconto. La crema dopo sole costa 9 euro, c'erano 2,70 euro di sconto. Lo shampoo costa 8 euro, sempre con 2,50 euro di sconto. Quindi ne ho approfittato anche per questo motivo. Visto che mi trovavo e che stanno per finire, ho preso della Idea Bellezza Cosmetics la matita sopracciglia in colorazione marrone. Posso aprire perché tanto. Ah, non l'avevo visto, c'è il pennellino, comodissimo. E questa è la Nina. Stavo dicendo, tanto mi è finita quella che ho, questa andrà subito in funzione. E poi ho preso sempre della Idea Bellezza Cosmetics un liquid concealer, un correttore liquido numerazione 04, che per andare a illuminare e correggere la zona delle occhiaie. E come campioncino mi è stato dato un profumo di Givenchy irresistibile. Io sono irresistibile. Ok, sono anche impazzita in questo momento. Ok, erano cosine che dovevo comunque acquistare per andare al mare, ne ho approfittato. Della G-Tube mi fido, sono anni che utilizzo i loro prodotti. Ho sempre avuto, dopo l'esposizione solare, comunque capelli resistenti, non troppo rovinati. Andando avanti, ancora un altro regalino, sto perdendo la voce. Questo è stato un regalino, sempre ovviamente del mio fidanzato, per il mio onomastico. Siamo andati a mangiare a casa dei miei e questo è un'artista salernitana che ha una linea, ha un negozio qui sotto casa nostra e adoro il suo design, mi piace tantissimo. Mi ha preso una piccola pochette trucco con le alici che sono tipiche, il suo tipico logo. Di quest'artista qualche mese fa mi regalò anche un bellissimo quaderno fatto a mano, che adoro. Non l'ho ancora iniziato perché ho in mente di iniziarlo per un periodo speciale della nostra vita. Comunque, sorvoliamo. Comunque, questa è una pochette trucco, qualsiasi cosa, un borsello molto molto carino. Mi piace tantissimo ripeto, il logo, il design di questa artista. Questa ve la racconto dopo. Acquisto sempre di ieri, sono passata da Beauty Fresh Ethos, non mi ricordo mai dove va l'accento. Dopo che ho fatto la cera dalla mia stilista, mi ha cazziato perché avevo un po' di peli incarniti dietro la coscia e sono andata ai ripari. Ho preso questa guanto esfoliante. Guanto esfoliante a trama larga e limita le impurità in modo profondo, lasciando la pelle liscia e vellutata al tatto senza irritarla grazie alle sue fibre naturali. Materiale sisal della Emanuela Biffoli. Se non sbaglio, ho anche, non mi ricordo se c'ho tipo pettine
No, dei pennelli forse di questa marca, non mi ricordo, però spesso e volentieri si trovano delle cose e quindi devo iniziare a utilizzare. Poi ho preso sempre di Emanuela Biffoli, sempre della linea Natura, la spazzola quadrata per fare capelli lisci e voluminosi. Io ce l'avevo quando stavo da mamma, l'avevo presa di G-Cube, però ovviamente l'avevo presa veramente tantissimi anni fa e si era fatta un po' una schifezza e l'abbiamo buttata. Spazzola rettangolare grande, ideale per capelli lunghi e folti, che non è il mio caso, però mi piace, grazie a queste spazzole si può avere un bel volume e l'effetto liscio io lo riesco a fare molto facilmente. Le setole sono miste, naturali e bianche in nylon per lisciare e allo stesso tempo dare volume ai capelli senza danneggiarli. I materiali naturali contrastano l'effetto crespo eliminando l'elettricità statica. Non c'è il prezzo, quanto l'ho pagata questa? Allora, la spazzola 10 euro, il guanto 3 euro e poi ho trovato, ed era tanto tempo che non lo trovavo, di Debbie le goccine asciugasmalto, Quick Dry Nail Drops, asciugasmalto rapido. Era tanto tempo che non trovavo questo prodotto nella distribuzione. Prima usavo quello di Essence, ma è parecchio che non vado da Essence e nulla, sono comodissimi per non agevolare, per help, velocizzare, ce l'ho fatta, per velocizzare l'asciugatura. Ultimo pezzo per questo video, anche qui c'è una storia, anche questo è un regalo, lo facciamo, è fiocco. Quando ho fatto il vaccino anti-Covid, era il giorno in cui dovevamo passare al Duomo per fissare la data. Sì, abbiamo fissato la data. Io quella giornata veramente, altro che zombie, ero veramente morta, ma più morta non si può. C'avevo la febbre, brividi, quindi è sceso solo Marco dal sacerdote a fissare la data. Dopo che ha fissato la data, è passato a prendermi un pensierino. Questo è un altro artista salernitano. Il negozio si chiama Happy and Glam ed è un artista di gioielli. Mi piacciono tantissimo le sue linee. Non ho mai acquistato nulla. Questo è il mio primo prodotto di questo artista. Comunque, tornato a casa con la bottiglia di spumante, sì, perché noi beviamo solo italiano, era spumante rosa, il dolce e questo regalo. Questa è la cartolina dell'artista, giù nell'info box vi lascio anche i riferimenti. Fa delle cose veramente stupende. E questa è la scatolina. Un po' anonima, però dentro c'è sempre il logo. Ah, è vero, la scatolina c'aveva tutto il nastrino, però ovviamente l'avevo già aperta. E qui dentro c'è il regalo che mi ha fatto mio amore, uno perché ero stramorta e due per aver fissato la data del matrimonio. Allora, è una parure. Questi sono gli orecchini con argento con smalto smaltati, molto carini, e insieme alla sua collana mi sto scaricando sempre con smalti e Swarovski blu, molto molto bella. Sì, il mio amore mi sta viziando tanto e sono contenta di essere viziata. Non sto scherzando, ma insieme sono, vabbè, ora ho altri orecchini. Ma è molto molto carina, veramente fine, elegante, discreta, mi piace molto. Non so, credo di sì che il mio amore guarderà questo video. Grazie tesoro, sei un amore, ti amo tantissimo. Ok, dopo questa dichiarazione d'amore in Mondovisione, io ti ringrazio per avermi aperta, ti invito ovviamente a mettere un pollice in su se ti sono piaciuti i miei video, a iscriverti a questo canale per non perdere i prossimi e grazie mille per avermi aperta. Un bacione!
Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!